Tornato finalmente in A, il Milan si butta sul mercato straniero alla ricerca dei big che possano garantire il necessario apporto di qualità ed esperienza. La scelta cade sull'inglese Luther Blissett, centravanti di colore del Watford, e sul terzino belga Eric Gerets. Sul fronte interno si registrano anche gli arrivi di Luciano Spinosi e di Filippo Galli, giovane del vivaio che torna al Milan dopo una stagione in prestito al Pescara. In panchina, Ilario Castagnere è riconfermato alla guida tecnica della formazione rossonera. L'obiettivo è quello di fare un buon campionato e di gettare le basi per il futuro. E così accade. Il Milan, alla fine della stagione, raccoglie un positivo sesto posto, a pari merito con il Verona e con la Sampdoria. Molto buona l'annata di Damiani, che con 11 gol si laurea miglior bomber stagionale. Positivo il campionato di Battistini e di Verza. Filippo Galli è la rivelazione, mentre Franco Baresi si conferma come uno dei difensori più forti del campionato. Deludono i due stranieri, mentre Castagnier viene sollevato dall'incarico a poche giornate dal termine e sostituito con Italo Galbiati. E Battistini che ridà la mano al risultato, anche lui di testa. Poco dopo arriva la prima rete, Battistini per Damiani, niente da fare per il portiere del Verona, è l'1-0. A questo punto esplode ancora Damiani, guardatelo, entra in area, destro, fortissimo, niente da fare, è il 3-2. Ultima azione, ancora Gerets per Battistini e questa volta sulla respinta di Garella è Blissett che finalmente riesce a segnare davanti ai suoi tifosi. E con questo ho concluso da Milano. Ad interrompere la sinfonia giallorossa ci ha pensato Battistini alla mezz'ora, ma il suo gol non ha aggiunto o tolto nulla al disegno tattico romanista. Primo esempio da San Siro, sia pure con stile diverso, Evani su punizione all'italiano. Evani, il solito mancino e crudele, fa il 2-1 per il Milan. Giusto, non giusto, giriamo largo a sentenza a Castagnier e Di Marzio. Ultimo brivido a 10 minuti dallo scadere, allorché una spinta di Gentile ai danni di Gerets induce Lobello a decretare la massima punizione. Baresi interrompe dopo 439 minuti l'imbattibilità di Tacconi. Esattore del pedaggio è Carotti, che al quarto minuto raccoglie un preciso traversone di Blissett e porta in vantaggio il Milan. 19esimo, Vinicio Verza conferma l'incapacità di realizzare un gol brutto. Il suo slalom pregevole sfocia in un destro che Bordon sfiora appena. Splendida rete e fa 2-0. Passato in vantaggio dopo 14 minuti con Battistini, il Milan ha cominciato a giocare a memoria, sfruttando alla perfezione le possibilità di scambi, di inserimenti, di volate offensive. Ma l'attacco della Lazio, nell'arco dei 90 minuti, non ha mai costituito un test valido. Nel Milan di oggi ha brillato il solito Battistini, ma anche Gerets ha trovato il modo di farsi apprezzare per l'inesauribile contributo dinamico. Davanti, bloccato Damiani da un dirigente Finisecchi, laziale da poche ore, Blissett ha goduto di spazio discreto e ha pure segnato un gol al 20esimo, mantenendo così la promessa fatta alla vigilia, perché di fronte non ha avuto avversari. A San Siro la Lazio ha dato l'impressione di non essere una squadra, qui intanto il terzo gol firmato da Battistini, bensì 11 uomini per l'occasione vestiti tutti allo stesso modo. Il Milan si è limitato a far sfogare gli avversari e poi ha colpito di nuovo con Carotti. Icardi scaglia un pallone in cielo e Battistini vola a prenderlo. L'elevazione del milanista è eccezionale, ma l'ingenuità del giovane Policano altrettanto notevole. Comunque è un gol di primissima e merita il replay. Al Milan di oggi basta un quarto d'ora per riaggiustare tutto. Discesa sulla sinistra di un rigenerato Blissett, cross, testa di Damiani, tutto come fa. Punizione intelligente di Icardi, sventola di Verza e rossoneri per un vantaggio. Il pareggio sembra fatto, ma ecco ancora Verza rubare una palla a Minichini, tagliare per Damiani che non sbaglia. E sul successivo contropiede, nuovamente di Blissett, il possibile 3-3 si trasforma in un clamoroso 4-2 per il Milan. Il 3-3.
per la terza volta Damiani, che racconta la sua strepitosa giornata a Sabatino d'Arco. Primo gol su rigore, i friulani giurano che non c'è. L'arbitro Mattei invece ci metterebbe la mano sul fuoco come Muzio Scevola. Baresi non si fa cogliere dai rimorsi ed è 1-0. Tre minuti dopo però l'acrobata di lungo corso Oscar Damiani regala alla giovane guardia rossonera la palla del 2-1. Battistini e Carotti tentano di buttarla dentro, ma poi è molto abile Verza a girare la palla nella porta. Critton aggravata letterina a Blissett invitandolo a fare qualche gol ogni tanto. Blissett non può esimersi e Farina esclama: ma se fosse vero scriverei un paio di lettere alla settimana. Carletto, detto testina d'oro, abile sulle palle alte. Carletto Filippo comunque è gol. A difendere il risultato in campo è sceso anche Farina, visti gli errori di domenica scorsa. Autogol di Tricella, vediamo qui l'azione che è molto confusa. Il tiro di Carotti, la palla che finisce in rete. Evidentemente questo delle autoreti è un omaggio che il Verona di quest'anno ha voluto concedere a entrambe le milanesi. Manier si affidano ad altre risorse. Le rimesse laterali del belga Gueres sono una specialità e con questo colpo di mano Verza fa marameo a Tancredi, un po' tradito dai compagni di reparto. Oggi col Milan sembrava la volta buona e lo era forse perché paradossalmente a segnare per primo è stato il Milan. Appena 4 minuti, una lunga volata di Verza sulla fascia sinistra, un cross, un intelligente tocco di quel volpone di Damiani e la facile stoccata di Carotti. Partita a metà, dicevamo. Cominciamo con i gol. Il Milan segna nel primo tempo, che fa suo con gioco addirittura spumeggiante. La rete è firmata da Tassotti. Porta a raccorciare sul rigore, messo a segno con consumata malizia da Tassotti. Ma Piotti non interverrà più, segno che i viola questo giudizio l'avevano perduto. E con esso la partita. Guardate pure Icardi, di taglio sudamericano, far la festa al povero Gambi. Scade appunto il 90esimo ed è 2-2. Partita una partenza sprint, 3 gol, 1 annullato in 6 minuti. È il libero nella ripresa quando Blissett va a conquistare il gol del successo. I tifosi rossoneri sgranano gli occhi. Poi invece Carotti di testa su punizione di Evani da destra trova lo spiraglio buono ed è pareggio.